Ed ecco allora in questa sintesi che vi andiamo a presentare la coppia italiana formata da Barbara Fusarpoli e Alessandro Reani, la coppia meglio classificata in questo momento in questo campionato. Sono 17esimi dopo i balli obbligatori e la danza schema originale. Presentano il loro programma libero su Luna de Fuego, la stiamo ascoltando, dei Gypsy King, e ancora Vamos a Bailar, e poi una parte centrale con l'opera 28 di Frédéric Chopin. Barbara Fusarpoli e Alberto Reani per l'Italia, 22 anni Barbara di Sesto San Giovanni, 26 invece ne ha Alberto, nato ad Esio ma vive a Cusano Milanino, 17esimi ai campionati europei e anche qui a livello mondiale mantengono la stessa posizione. Quindi buona la prova di questi due atleti italiani. Comunque vorrei ricordare anche un'altra coppia di atleti italiani, quella
dei campioni italiani junior formata da Marta Grimaldi e Massimiliano Acquaviva, che ai campionati mondiali junior si sono classificati decimi, quindi il prossimo anno l'Italia avrà due coppie junior a quei campionati. Tanto vediamo un bel sollevamento di Alberto e Barbara. Ricordo che nel settore della danza i sollevamenti non possono essere più di 5 e l'uomo non può sollevare le braccia al di sopra delle proprie spalle, non possono fare più di 5 separazioni. Sono queste piccole regole che stabiliscono, che ha stabilito l'ISU per questi programmi. E intanto accanto a loro il consigliere federale signor Riccardo Amort e il loro allenatore Roberto Pelizzola. Prima con l'altra coppia c'era il team leader, il signor Sergio Wardle, che è anche il presidente della commissione tecnica. Bene, noi ci vediamo tra pochissimo, restate con noi, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport.